Buonasera, benvenuti in questa nuova puntata di Ne parliamo dopo il TG. Ci viene a trovare nei nostri studi Paolo Vignali, Paolo grazie, parrucchiere Marinello, che da molti anni, ora cercheremo in questa nostra chiacchierata questa sera di ripercorrere le tue tappe, che da qualche anno con il suo negozio in centro e per la precisione dal 2007 svolge l'attività di parrucchiere e parruccaio. Si dice così? Esatto, sì. Buonasera a tutti, sono Paolo, parrucchiere, negozio a Marina Centro. Come si chiama il negozio? Il negozio si chiama Beauty Shop, un negozio fondato insieme dai miei ex dipendenti. Che sono diventati soci. Che sono diventati soci. A interpretare quindi un cammino fatto insieme. Insieme, un cammino fatto insieme dove abbiamo creato questa situazione divertente, un negozio comunque molto, molto particolare, comunque attento alle esigenze dei clienti, eccetera. E in più c'è questo spazio. Quindi un negozio classico, un negozio di parrucchiere classico, come ne conosciamo tanti. Dove insieme ai miei soci e al mio staff, al nostro staff, facciamo la vita da parrucchiere. La vita da parrucchiere. Finché negli anni, siamo attorno al 2000, ti avvicini al mondo delle parrucche. È un gioco, un gioco bellissimo. Sì. E le vediamo qua, ce le hai portate, no? Sì. Sono incredibili. Allora, addirittura la blu è proprio un simbolo, un'icona, perché esatto. Chi è che l'ha indossata? Allora, tutto è nato grazie a questa drag queen resident di un locale di Torre del Lago, Nunzio Sardella è il suo nome vero, nome d'arte è Regina Miami, dove praticamente mi sono imposto come suo parrucchiere e grazie a lui, comunque alla sua fama, eccetera, sono diventato un parrucchiere che fa parrucche per drag queen. Seguivo Regina Miami nel camerino e quindi era l'unica drag queen in Italia ad avere un parruccaio comunque che seguiva la sua immagine. E comunque grazie a Regina Miami comunque siamo diventati famosi, comunque ce li richiedono, abbiamo tantissime drag queen. Allora, un passo alla volta. Allora, lei indossa questa, dicevo, parrucca blu che è diventata questa un'icona evidentemente, ma come funziona? Cioè, la Regina Miami dice al suo parruccaio: guarda, ho intenzione di fare uno show con questo abito, mi serve una parrucca che sia in pandan, o è dalla parrucca che Regina Miami poi parte? Allora, Regina Miami è un personaggio dove la sua immagine è comunque una parrucca blu, quindi differentemente dal look che avrà, poi l'outfit che ha, la sua immagine è blu comunque, i suoi capelli, chiamiamoli così, sono blu, ed è diventata comunque un'icona in quanto anche sul nostro logo abbiamo una parrucca blu. E quella è la sua immagine. Poi per quanto riguarda il modello, c'è l'acconciatura, ora qui vediamo questa altezza vertiginosa, naturalmente il diadema che assolutamente non può mancare, assolutamente di Regina. Questa era una Maria Antonietta che ha fatto il mio socio Daniel Bertozzi, che ha creato questa Maria Antonietta per una serata di carnevale l'anno scorso, mi sembra, in Versiglia, non mi ricordo dov'era ora di preciso, e ha strutturato questa parrucca stile Maria Antonietta, un po' decadente comunque, un po' disordinata, eccetera. Il suo look varia a seconda delle serate, quindi quello che fa, richiede, eccetera. Però devo comunque, quanto grazie a lei. Quanto tempo per realizzarla? Ma una parrucca si realizza così. Si realizza così, ci vuole del tempo comunque, ovviamente è un materiale sintetico, quindi prima di riuscire a fare le parrucche, le sue parrucche sono state bruciate più di una volta, in quanto l'ho fatto da cavia, comunque più di una volta ho distrutto le sue parrucche perché non erano all'altezza. Non ero io all'altezza. Ho comunque seguito i suoi consigli e alla fine siamo arrivati a fare questo. A fare questo per Regina Miami e poi anche per chi? Regina Miami è stata la prima in assoluto e quindi grazie comunque appunto a Regina Miami ci hanno conosciuto, quindi grazie a lei, grazie comunque
a internet, perché tanto comunque è quello che ti porta, e abbiamo iniziato a fare tutte le Drag Queen d'Italia. Abbiamo fatto tutte le Drag Queen d'Italia, e i nomi ce ne sono tantissimi comunque, dalla Wanda Gastrica, che si chiama Diego Claudio, alla zia Tiffany, a Sara After Six, Safira Loren, Peperita, ce n'è una marea di nomi, tantissimi che non me li ricordo più, nomi d'arte ovviamente. E abbiamo fatto anche il settore creste, tipo questa, si vedete qua, è una... Guarda che ora Simone è una dimostrazione della cresta, questo grazie a un altro personaggio delle... Ma ti riferisci a questa alta o alle Barbie? Alle Barbie, guarda che eccole qui, si vedono, sì, le vediamo. Allora, cresta perché? Perché si indossa sopra un'altra... La cresta, anche lì è un'altra storia, nasce da un altro personaggio della Movida Versigliese, che è Tommaso Casprini, in arte Tommy D, dove questo personaggio, che comunque è tutto rasato, doveva indossare delle creste, quindi da lì è iniziato l'inizio delle creste, quindi vengono lavorate queste parrucche tagliate a cresta, che poi vengono applicate con un mastice, quindi comunque un mastice specifico, e comunque grazie anche a lui abbiamo preso il settore cresta, comunque, che va al di fuori della parrucca da Dark Queen, e quindi abbiamo iniziato a fare anche queste. Questa ora è una versione da spettacolo, più da vetrina che da spettacolo, però comunque è una delle tante creste che abbiamo realizzato per lui. Sì, con questo richiamo alla Barbie. E invece questa così articolata? Questa è stata fatta per una finale di Miss Drag Queen Italia che si svolge a Torre del Lago, quando è stata fatta allora diversi anni fa, perché avevo delle testimonial e dovevo fare delle, in quanto noi siamo gli sponsor nazionali più vecchi di questo concorso che si svolge appunto a Torre del Lago, dovevo portare le mie testimonial che dovevano avere delle parrucche assurde. Certo. Esagerate. E quindi l'idea di fare questa cosa semplice per andare a fare la spesa, che è comoda. Quanto pesa? Una marea. Una drag queen veramente si sottopone al trucco, che dura abbastanza. Le parrucche, che comunque sono pesanti e ingombranti, i tacchi, che comunque sono notevoli, e poi comunque danno, perché quando sono sul palco sono uno show, fanno spettacolo, e insomma c'è dietro comunque un lavoro, c'è anche della fatica, perché poi comunque devono far divertire le persone. Il concetto di una drag queen è fare show, cabaret, far divertire le persone. Con tutto questa impalcatura, quando c'è a Torre del Lago? Torre del Lago c'è il concorso di Miss Drag Queen Italia ad agosto, un concorso ideato da Regina Miami, nel corso poi ha lasciato il testimone alla Wanda Gastrica, e in cui viene eletta la migliore drag queen d'Italia. È il concorso più vecchio d'Italia per quanto riguarda il settore drag queen, ora ce ne sono altri. Qui non è soltanto di bellezza, è un vero show, le drag queen d'Italia si mettono in gioco. Ci sono delle selezioni regionali dove viene eletta comunque la Miss regionale, e dopodiché passano alla finale di Miss Drag Queen Italia a Torre del Lago ad agosto. Ed è il concorso più prestigioso comunque per quanto riguarda una drag queen. È sempre comunque un piacere vederle, perché queste persone qua veramente quest'anno poi abbiamo visto degli show spettacolari, e quindi si danno tantissimo, è veramente una cosa bellissima da vedere, assolutamente. Però il concorso nasce appunto da un'idea di Regina Miami, passando poi il testimone alla Wanda Gastrica, dove quest'anno anche lei ha fatto una conduzione eccellente di questo concorso. Ci sono tutte le madrine d'Italia, è bellissimo, è veramente uno spettacolo. Anzi, il prossimo anno sei invitata ufficialmente al nostro tavolo, in quanto noi siamo gli sponsor ufficiali, appunto, come dicevo prima, e quindi verrai ospite al nostro tavolo, almeno assisterai a un vero spettacolo di Drag Queen, dove si danno veramente tanto, veramente, veramente tanto. E qui ne abbiamo altre due, sono comunque due parrucche giocose, assolutamente sì, però diciamo un po' più sobrie, se possiamo dire sobrie, devono essere ancora acconciate,
e quindi comunque saranno poi nella seconda fase, avranno una trasformazione. Sì, queste sono le parrucche in versione normale, la base delle, delle parrucche, e dopodiché verrà fatto il modello a secondo delle richieste delle, delle clienti. Per chi non ti conosce, il vostro negozio è strutturato, potremmo dire, in due settori. Uno, entrando, che prevede appunto, come si diceva prima, il classico negozio da parrucchiere, e poi ha un'ala, una piccola ala che è separata dal, da questo settore predominante, che è quello che, quella che accoglie le parrucche. Le tue sono esposte, le vostre sono esposte nel negozio. E naturalmente formano proprio l'arredo, ne formano l'arredo, ma all'interno di quest'area, diremo così, riservata, alle quali le tue clienti in chemioterapia che chiedono una parrucca accedono il lunedì, quindi quando l'attività è chiusa, hai invece quest'altro tipo di parrucche che vediamo qua in basso. Allora, queste invece, raccontaci, sono delle... Queste qua si va ovviamente adesso sul settore, diciamo, tra virgolette, meno divertente. Ma l'approccio parte comunque da questo con le tue clienti, esatto. Mi dicevi. L'approccio parte da un ambiente colorato. Quindi dobbiamo pensare che quando a una persona gli viene diagnosticato un tumore il primo pensiero, soprattutto nel femminile, sono i capelli. Il capello è la prima cosa che passa per la testa di una donna. Ci sono molte signore che non vogliono assolutamente la parrucca, perché non considerano una vergogna andare in giro comunque con un foulard o piuttosto che rasate, eccetera. Ci sono altre persone che sentono l'esigenza di essere completate, di avere comunque una parrucca. Entrando nel nostro salone entri innanzitutto in un negozio di parrucchiere, che è la cosa fondamentale, e accedi in questa zona che è una zona colorata comunque, dove ci sono tutte queste cose qua, e riusciamo, io e le mie socie, Lorenzo e Sabrina, a strappare un sorriso a queste persone, perché magari gli faccio indossare una parrucca da drag queen, gli faccio in un momento buio, gli strappo un sorriso. Ed è fondamentale, perché chi indossa la parrucca farà parte della sua immagine per un tot di tempo. Noi siamo a disposizione, perché comunque diamo tutta l'assistenza possibile, immaginabile, per quanto riguarda questo settore, e le facciamo sentire, tra virgolette, normali, che non è un termine idoneo, però cioè, sei un negozio di parrucchiere. Se tu vai in un negozio dove vendono solo parrucche, c'è la professionalità, indubbiamente, perché comunque sono negozi storici dove vendono parrucche, quindi hanno tutta la professionalità, però accedi in un mondo, in un ambiente dove ci sono solo parrucche, mentre nel nostro accedi dove ci sono parrucche ma colorate. E il colore dà tantissima vita. Io l'anno scorso ho fatto la chemioterapia, e per passare il tempo della chemioterapia mi divertivo a colorare gli album da disegno dei bambini. Il colore è terapia, e quindi va benissimo per affrontare questo percorso. È fondamentale. In quell'attimo, quando si mette la parrucca alla persona, scende la lacrima. È inevitabile. Purtroppo è così. Però riesco comunque a fare un po' il clown. In quell'attimo lì divento una drag queen anch'io, anche se non lo sono, perché non lo sono, e le faccio divertire. E strappo una risata, e allora procediamo con quello che sarà il look della signora, che può essere una parrucca corta, lunga. Noi lavoriamo su catalogo, ovviamente, perché dovremmo avere comunque un campionario gigantesco. Abbiamo dei campioni come questi qua in basso, dei quali chiaramente la cliente potrà capire la consistenza, il tipo di materiale, e ovviamente se hanno bisogno anche della pronta consegna, magari l'indirizzo dove hanno già la pronta consegna, in genere si affidano totalmente a noi.
E quindi invece il catalogo che tempi ha? Ma il catalogo comunque massimo una settimana o la parrucca, però io devo mettere comunque, fa parte del mio modo di lavorare, mettere al corrente la cliente che se ha bisogno e una stretta necessità può andare, rivolgersi da, venire da me per quanto riguarda l'assistenza, assolutamente, però può andare, mentre da me deve aspettare comunque i tempi del riordino. Gli faccio capire come è strutturata una parrucca, che cos'è. E come è strutturata? Allora, la parrucca, le parrucche da draquine, quindi queste da spettacolo, sono parrucche belle, fatte molto bene, hanno questa retina che poi viene tagliata per riprendere l'attaccatura naturale, però il materiale è comunque un materiale, chiamiamolo di serie B, non è di serie B, comunque di serie B. Quando si va invece su una parrucca da terapia, la parrucca da terapia c'è di capelli veri, esiste di capelli veri, che ha un costo comunque spropositato e non ha senso spendere tutti quei soldi lì per una parrucca che è temporanea. Si va su materiale che riproduce perfettamente anche al tatto il capello naturale. Si possono tranquillamente lavare, ovviamente meglio se la lavatura la fa chi la vende o comunque l'assistenza di un professionista, che può essere anche qualsiasi una volta a settimana o una volta a settimana, secondo l'uso che se ne fa. Che se ne fa. Quando indossano la parrucca, ovviamente si ha sempre un corpo estraneo in testa. E il pensiero è la prima domanda che mi fanno, oddio mi salterà via. Un colpo di vento. Un colpo di vento. No, non saltano via. Non saltano via. Non saltano via queste. Non saltano via queste che ballano. Esatto, che ballano ecco. E sudano e sono su un palco. Non saltano queste qua, assolutamente. A meno che non viene uno tsunami o un uragano, non saltano assolutamente. Sono facilissimi da indossare, anzi se vuoi ti faccio provare una parola. Volentieri. Per far vedere cosa consiste l'indossare volentieri. Una parrucca. Volentieri. Allora, le parrucche si presentano in questa maniera. Ecco. Le parrucche, non so se riusciamo a far vedere l'interno di una parrucca. Che ci aiuta. Guarda, ti ho rivolto verso la camera di Simone, eccolo qua, vieni che ti aiuto. Allora, guarda. Tutte le parrucche hanno comunque un tulle leggero, che è questo qui davanti, per riprodurre perfettamente l'attaccatura naturale. Dietro hanno dei ganci che si regolano comunque a secondo della grandezza e del diametro della testa. Un elastichino, esatto, che io di solito fermo quando faccio l'impianto, fermo subito in modo che la cliente non ci deve più mettere le mani. Oh. La parrucca ovviamente si presenta comunque anche al tatto, capelli soffici, riproducono comunque un capello vero, anche se non è di un capello vero. Applicarle è semplicissimo. Le parrucche si indossano sempre, qui ci sono due alette che sono quelle che sarebbero, non so se si vede, sono vicino alle orecchie. Esatto, questa è l'attaccatura della basetta, chiamiamola così, ecco. Che è quella che bilancia poi la parrucca in modo che non sia storta. Allora, indossala da sola. Da sola? Da sola, prendi, no, devi metterla così. Ok. Qual è il davanti? Questo è il davanti. Ah, questo è il davanti. Esatto, scusa, e questa deve andare dietro. Prendila, indossala. Ovviamente. Perfetto. Poi, una volta che è stata indossata la parrucca, si peterà. Okay, si posiziona subito l'attaccatura delle basette in modo che tutte e due le basette combaciano all'altezza delle orecchie. E poi si sistema il davanti. Quindi si tira fuori il tulle e si pettina ovviamente. Okay. Che tra l'altro Laura stai anche molto bene con un taglio così piccolo, sai? Ecco. Tutto sommato. ma tanto, vero? E questa è l'attaccatura, non so se si vede, se si riesce a vedere bene, quello che riproduce il davanti di una parrucca. Beh, non si vede niente. Non si vede assolutamente nulla. Estremamente naturale, allora, Paolo. Questi sono modelli ovviamente dimostrativi, però in genere queste sono le parrucche. Ok. Questa è quanto riguarda la parrucca. Com'è qui? Questa la ritirerò di qua. Qua. Ok, ecco, perfetto. Qua. Allora puoi continuare la trasmissione così, guarda. Sì. No, e direi no, che no. Mi piace questa cosa, ma, guarda. Non ho nessun problema. Assolutamente. Quindi guarda, farlo, ti sistemiamo in modo che mi piace questa cosa, che praticamente fra un po' conduco io la trasmissione. Sì, e vedo. Sono ospite. Ok, mi piace. Possiamo questa sì, cosa. Anche scambiarci di posto. Esatto. Ok, perfetto. Perfetto. Quindi abbiamo visto che in cinque minuti, hai visto, me l'hai sistemata, ma l'ho calzata da me,
senza averlo mai fatto prima. E la sensazione, no, non è per nulla, non ho per nulla la sensazione che possa in qualche modo scivolar via, anzi, e non è neanche, voglio dire, ora non abbiamo evidentemente il tempo per sistemarla perfettamente, e quindi no, non salta via, la parrucca non salta via. No, la parrucca non salta assolutamente via. Ovviamente quando hai questo... quando devi indossare questa parrucca, comunque, come dicevo prima, la maggior parte delle persone hanno questa sensazione, sentono un corpo estraneo in testa, perché comunque non è tua, non è roba tua comunque, quindi senti tutti i difetti possibili e immaginabili. Al momento no, però voglio dire, abbiamo tante protesi, no? Penso all'occhiale per la miopia, all'occhiale da lettura, voglio dire, può essere comunque uno strumento. E poi qui andiamo indietro nel tempo, se vogliamo considerare la parrucca negli anni 60 era un oggetto di moda comunque, no? Avere una parrucca negli anni 60, no? Per uscire sì, indossava un toupé, assolutamente, no? Toupé, parrucche, e tuttora vengono utilizzate nel mondo dello spettacolo comunque, ma quindi, negli anni 60 erano utilizzate dalle casalinghe che uscivano e indossavano. Io mi ricordo la parrucchiera di mia madre che aveva nel mobile della lavatessa dietro. Aveva queste parrucche in posa, forse da lì che è nata un po' la curiosità delle parrucche. Aveva queste parrucche che le signore le portavano a fare la piega, ovviamente non esisteva materiale sintetico, sicuramente erano di capelli veri, perché comunque il sintetico sulla parrucca non c'era ancora. E forse da lì che è nato poi la curiosità delle parrucche, e poi dopo nel tempo è stato approfondito, eccetera. In questo modo. Allora, tu dicevi il lavaggio della parrucca e anche la messa in piega. La messa in piega. Sulla messa in piega c'è da stare molto attenti, ovviamente bisogna utilizzare delle tecniche comunque particolari, perché ovviamente si può lavare anche a casa tranquillamente, però sempre meglio comunque affidarsi a un professionista, perché comunque, insomma, se dovesse succedere qualcosa, almeno si ha un po' la garanzia comunque, parliamo, questo è il concetto. Quanto è cambiata la tua vita professionale, ma anche personale, dopo che hai scelto di compiere questo tragitto che ovviamente ha avvicinato la tua tecnica, le tue conoscenze alle clienti che vivono un momento drammatico di malattia, di cura e soprattutto di una malattia che ha una visibilità eclatante, sociale, no? Proprio a causa della perdita dei capelli. Allora, è cambiato tantissimo, perché quando devo scegliere una parrucca, una lacrima scende anche a me. E quindi è un attimo brutto anche per me, soprattutto quando poi dopo ho iniziato io a fare la chemioterapia, quindi mi sono seduto su quelle cavolo di poltrone, ti cambia completamente il modo di vedere le cose. E tutte le volte che faccio e che devo fare questo tipo di lavoro è comunque sempre pesante, è sempre pesante. È sempre pesante, per questo cerchiamo di dare... io e le mie ragazze, quindi Lorenzo e Sabrina, che saluto calorosamente, a quest'ora saranno a cena magari, che ne so, saranno in giro, vabbè, e sono sempre momenti molto pesanti, però cerchiamo sempre di non perdere il filo, che è quello del sorriso. Indubbiamente fare le parrucche per lo spettacolo è molto più bello, più divertente, però dobbiamo creare divertimento anche su queste situazioni. La parrucca, per come viene vissuta dalle tue clienti, la maggior parte delle tue clienti, è un mezzo per non pensare alla malattia, o da te vengono soltanto le clienti che ormai hanno metabolizzato l'idea della malattia e quindi non cercano nella parrucca, e non ci sarebbe niente di male in ogni caso, un escamotage per escludere psicologicamente il problema? C'è già consapevolezza quando vengono da te? Allora, quando vengono da me, in genere vengono perché magari mandate da amiche che hanno attraversato questo momento, per sentito dire, eccetera.
Quindi noi sentiamo quando vengono le persone che hanno bisogno, vengono da noi per avere, non riesco a trovare il termine adatto, vengono da noi per cercare con serenità di affrontare questa cosa. Molto quindi diventa ovviamente un mezzo per affrontare la terapia con più forza. Con più forza, indubbiamente. Indubbiamente con più forza, perché trova nel nostro locale, quindi nel nostro beauty shop, trovano innanzitutto il negozio di parrucchiere, che è la cosa fondamentale, quindi non si sentono estranee. Poi il momento della privacy, quando dobbiamo parlare, eccetera, quindi il fatto di lunedì è negozio chiuso, però il primo approccio avviene a negozio aperto, quindi un negozio con la gente, un negozio che comunque vive con le mie soci, con le mie dipendenti, eccetera, e quindi rumori, musica, phone, gente che parla, quindi si sentono già da lì a casa, ok? Si accede poi nel laboratorio, che comunque non è totalmente chiuso, ha solo un separé, quindi comunque parte integrante del nostro locale. E da lì si parte nella comunicazione della parrucca, quindi tutto quello che è il mondo parrucca, come affrontarlo, come viverlo, le scelte da fare, cosa fare, se la cliente ha bisogno subito, se può aspettare, se si affida a noi, dove indirizzarla se ha bisogno subito del materiale. E poi dopo si parte con il lunedì di chiusura, quindi con l'appuntamento, dove si arriva al momento più importante, dove la cliente comunque, ci sono io, c'è la cliente, ci può essere l'amica, che a volte si portano, certo, il supporto dell'amica, e affrontiamo questo percorso. Questo percorso, che è un percorso estremamente importante, al quale ora tu hai raccontato la tua esperienza, ma al quale tu arrivi prima di ammalarti. Io arrivo prima di ammalarmi, perché parte quando è nato il tutto delle parrucche della Queen. C'è stato un episodio dove una mia cliente aveva bisogno di una parrucca. E, la conosco questa storia, se vuoi raccontarla. Allora, questa cliente, una cliente che non voleva assolutamente forse accettare comunque l'idea della parrucca, anche se era una grande donna, perché era combattiva, comunque molto combattiva, e sarebbe stata una combattente, però il concetto parrucca era la cosa che proprio non gli andava a genio, anche se era un leone da combattimento. E allora dovevamo andare a Firenze per scegliere una parrucca. Io dovevo trovare una scusa per trovare e scegliere la parrucca a questa cliente in questo negozio dove vendono solo parrucche di Firenze. Senza dare neanche alla proprietaria. Neanche alla proprietaria, che non era assolutamente una stupida, perché voglio dire, cioè, lei le parrucche le produce, quindi di conseguenza sapeva a che cosa. Però io dovevo tranquillizzare la mia cliente, quindi dovevo scegliere il modello per questa cliente qua, e inventai una scusa dicendo che stavo facendo un corso, stavo specializzando in un corso, avevo fatto un impianto di parrucchino per uomo e dovevo portare all'esame anche l'impianto di una donna, quindi parrucca femminile. Ovviamente quindi la cliente era la tua modella? La cliente era la mia modella, che serenamente, tra virgolette, ha scelto, certo, il suo modello, eccetera. Quando siamo stati alla cassa, che la mia cliente si è allontanata, la proprietaria, che era una persona molto appariscente, bionda, tutta cotonata, eccetera, mi guardò e mi disse: lei è un bravo narratore, riuscirà benissimo in questo settore qua, perché è stata veramente una grandissima persona. Era l'anno, più o meno? Era il 95, sì, 95. Il 95. 94, allora, 95. Il cerchio si chiude a volte in modo così bello che non si capisce che cosa ha determinato cosa, va bene così, no? Perché, ok. Allora Paolo, noi ti ringraziamo tantissimo per essere stato qua. Grazie, con noi. Grazie, è stato un onore e un piacere. Ti ringraziamo tanto, perché crediamo che questo aspetto, che fa parte del tuo mestiere, che con le tue socie hai deciso di intraprendere, sia molto importante per noi ragazze quando ci ammaliamo. E quando facciamo, non sempre accade, però, quelle cure che prevedono, che determinano la caduta dei capelli. E allora c'è Paolo Vignali a Marina, che potrà in questo modo aiutarci. Tra l'altro, apro, ti interrompo, apro una parentesi: questa è la prossima stagione con i commercianti di Marina di Massa.
e il CCN, la Proloco di Marina di Massa, faremo uno show in via Colombo, quindi nel centro di Marina, dove vogliamo fare uno spettacolo, dove ci saranno sfilata di drag queen, sfilata di abiti con i negozi che aderiranno a questa iniziativa, uno spettacolo da parte dell'altro mio socio delle parrucche, che è Daniel, di danza aerea, e quindi ci sarà una bella manifestazione che metteremo in cantiere, e a gennaio dovrebbe essere tutto pronto per la prossima stagione. Quindi chi vuol venire a vedere e conoscere in estate prossima, il prossimo calendario, e questo grazie anche ai commercianti di Marina, e guardiamo di fare questo show, che sarà sicuramente una cosa divertente, verranno le mie drag queen, eccetera eccetera. Molto volentieri, grazie mille, grazie a tutti voi per averci seguito, io mando un pensiero ad Antonella, la nostra Antonella, e saluto con particolare affetto e cuore le nostre telespettatrici che stanno drammaticamente vivendo la malattia e tante volte questo periodo complesso che riguarda proprio l'aspetto più visibile delle cure che devono essere affrontate. Buona serata a tutti, appuntamento alle prossime puntate di Ne parliamo dopo il TG. Ciao.